Caporale St. John, non fare troppo l'eroe, ok? Mi riposo solo un attimo. Vediamoci da fare. Caporale, come posso aiutarti? Ehi là, sergente. Caporale. Sergente. Penso io al cancello. Caporale St. John! Wade Taylor chiama Deacon St. John. Taylor, è una moto quella. Ti sei spinto nell'incubo per seguire quello spacciatore. Ok, ok. Non te lo dirò. Ma è così. Ma cazzo, Taylor, finirei per farti ammazzare. No, amico, no, no. Li ho seguiti lungo la superstrada. Superstrada 97? Sì, ma vedi, era giorno, il cielo era limpido, non ho visto nemmeno un furioso. C'era questo gruppo di persone, così sono finito al rifugio sciistico. Chi se lo immaginava di trovarne uno da queste parti? Non lo sapevo. Taylor. È un posto niente male, tra l'altro. Se decidessi di svignarmela, ci... Tenente Weaver, mi ricevi? Sono alla miniera. Ok, perfetto. Dai un'occhiata in giro. Il rapporto parlava di kit per l'analisi dei minerali. Te ne serve uno. Kit di analisi. Ricevuto. Il cinabro è rossastro e opaco. Non brilla, ma si riconosce a prima vista. Esamina il minerale. Deve essere puro almeno al 60%, o non posso usarlo. Ok, capito. Un kit di analisi. Dove lo trovo un kit per analizzare i minerali? Forse in una di queste baracche? Qui non c'è niente.
manica di benzina. A me serve un kit di analisi. Mi serviva proprio. A posto. Vediamo. Trovato un kit di analisi. Bene. Interessante. Ok, cosa aveva detto? Un minerale rosso e opaco. Cinabro. Bene. Rocce rosse, rocce rosse. Ok, vediamo il grado di purezza. Dai. Benissimo. Ci siamo. Cinabro? Sì. Vediamo se questa pompa funziona.
Una pompa. Evidentemente l'acqua dava problemi anche ai vecchi tempi. Devo solo trovare il modo di accenderla. Eccolo qui, Cinebro. Ok, bene. Ora devo analizzarlo. Non basta, me ne serve ancora. Fammi indovinare, è secco, sì, ovvio. Mi serviva proprio. Bene. D'accordo, vediamo quanto sei puro. Ok, questo è buono. Ah, ci siamo quasi. Ah, merda. Ok, così. Ok, luci verdi, sempre. Grande. L'acqua sta calando. Devo trovare gli ultimi materiali e uscire il prima possibile. Eccolo qui, Cinebro. Ora devo analizzarlo. Dai, benissimo, ci siamo. Solo un paio di campioni e ho finito.
Cinabro? Sì. Ok, vediamo il grado di purezza. Sì, perfetto. Ancora uno solo. Ok, diamo un'occhiata in giro, me ne serve altro. La tromba di un ascensore, Gesù, chissà dove porta. Vediamo di scoprirlo. Ok, serve altro cinabro. Devo trovare altre rocce. Ok, serve altro cinabro. Non basta, ne serve ancora. Ok, questo è buono. Ok, vediamo il grado di purezza.
che c'è qui. Un altro tunnel. Questo sembra abbandonato da molto tempo. Ah, non sono ancora passato di qui. Radiofaro della Nero, qui? Oh, un registratore, vediamo. Cristo santo, quanto è grosso! Sì, sì, parecchio. Nota operativa 2072. Questo è il sito 69 da... Dove siamo? Miniera di Lost Cabin. Grazie. Miniera di Lost Cabin. Abbiamo praticato l'eutanasia a un esemplare di Homo sapiens mutans corporosus usando 10.000 milligrammi. Nero si trattava bene. In riferimento alla nota 2071, 6.000 milligrammi erano stati appena sufficienti a sedare un Homo sapiens mutans. Abbiamo seguito il soggetto fino alla miniera dal suo habitat primario ai confini nord di Crater Lake, quello che era il centro visitatori, credo. E siamo qui. Allo stato attuale non abbiamo alcuna teoria sulle abitudini o le dinamiche migratorie del soggetto. Weaver, sono Saint John. Ma perché è così dannatamente grosso? Non avete teorie su questo? Sì, effettivamente ce ne abbiamo. Davvero? Certo. Le analisi ematiche indicano che l'Homo sapiens mutans corporosus... Weaver, ho finito l'alcol isopropilico, steroidi anabolizzanti. Sì, ho una bottiglia di vodka nella mia tenda. Prima di diventare infetti erano palestrati. Cazzo, ma non si arrendi mai. Sì. Dovremmo vederci più spesso. Atleti o bodybuilder stracolmi di idrogeni sintetici. Sir John, scusa per l'interruzione. Comunque sì, basta consegnare i minerali appena possibile. Ho altre richieste. Possono farti a pezzi a mani nude. Coraggio, sistemiamo questi campioni e andiamocene. Furiosi super pompati. Caporale St. John! Wade Taylor chiama Deacon St. John. Taylor, è una moto quella. Ti sei spinto nell'incubo per seguire quello spacciatore. Ok, ok. Non te lo dirò. Ma è così. Ma cazzo, Taylor, finirei per farti ammazzare. No, amico, no. Li ho seguiti lungo la superstrada. La strada 97. Sì, ma vedi, era giorno, il cielo era limpido, non ho visto nemmeno un furioso. C'era questo gruppo di persone, così sono finito al rifugio sciistico. Chi se lo immaginava di trovarne uno da queste parti? Non lo sapevo. Taylor. È un posto niente male, tra l'altro. Se decidessi di svignarmela, ci farei un pensiero. Oh, merda, devo andare. Si stanno fermando a un altro campo. Taylor, chiudo. Taylor. Taylor. Eria, quello stupido si farà ammazzare. Porca troia!
con St. John al capitano Curi. St. John a Curi, rispondi. St. John, ho parlato con il colonnello. Ti ha assegnato alla divisione di ricerca. Capitano, divisione di ricerca. Chiamiamola così. Sto aiutando il tenente Weaver e il tenente Whittaker. Bene, hanno bisogno di tutto il sostegno possibile. Non mi sembra un gran contributo, a dirla tutta. Sono una specie di fattorino e in effetti ti chiamo proprio per questo. Su un modulo del tenente Whittaker vedo scritto lievito. Lievito? Aspetta, inviamo pattuglie a caccia di provviste in tutta la regione e quando trovano qualcosa di potenziale valore lo annotano sempre. Sì, ecco. Lievito e ingredienti da forno sono nelle cucine del centro visitatori a Crater Lake. Ci sai arrivare? Sì, nessun problema. Buona fortuna, caporale. Chiudo.